Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Treparin Omicron Italia SRL, ultimo aggiornamento. 10 giugno 2022. Cos'è Treparin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Treparin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Treparin? Treparin è un farmaco a base del principio attivo sullodexide, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Omicron Italia SRL. Treparin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Treparin 250 LRU 50 capsule molli. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Omicron Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: sulodexide, gruppo terapeutico: eparine, forma farmaceutica: capsula molle. Indicazioni: ulcere venose croniche. Treparin è indicato negli adulti. Posologia: posologia 1, capsula 1, 2 volte al giorno, lontano dai pasti. Orientativamente si consiglia una terapia di circa 60 giorni. Il ciclo terapeutico va ripetuto almeno 2 volte l'anno. La posologia può essere variata in quantità e frequenza, a giudizio del medico. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Treparin nei bambini ed adolescenti al di sotto dei 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, verso l'eparina e gli eparinoidi. Diatesi e malattie emorragiche. Treparin contiene olio di soia. Pertanto Treparin è controindicato nei pazienti allergici all'arachidi o alla soia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità: al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Treparin, per le sue caratteristiche farmacotossicologiche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono stati effettuati studi di interazione. Essendo sullodexide una molecola eparinosimile, può aumentare gli effetti anticoagulanti dell'eparina stessa e degli anticoagulanti orali se somministrato contemporaneamente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Treparin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Treparin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: l'esperienza sulla sicurezza dell'uso di Treparin somministrato durante la gravidanza o l'allattamento non è stata valutata in studi clinici controllati. L'uso di Treparin in gravidanza è sconsigliato, sebbene lì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Treparin non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati: gli effetti indesiderati riportati più avanti si basano su dati ottenuti dall'esperienza post-marketing e sono stati elencati secondo la classificazione per sistemi e organi MEDRA, SOC, classificazione per sistemi LE, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: l'incidente emorragico è l'unico effetto ottenibile da un sovradosaggio. In caso di emorragia occorre iniettare, come si usa nelle emorragie epariniche, solfato di protamina all'1%, 3 ml IV uguale 30 mg. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Sullodexide è classificato tra i farmaci antitrombotici eparinici, codice ATC, B01A11. Meccanismo d'azione: l'attività del sullodexide si esplica mediante una spiccata azione antitrombotica sia sul versante arterioso. Proprietà farmacocinetiche: assorbimento sull'udexide presenta un profilo farmacocinetico simile a quello dell'eparina e i suoi livelli plasmatici risultano essere correlati linearmente con l'inibizione del fattore di coagulazione attivato, CSA, e logaritmicamente con dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica: tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo.
elenco degli eccipienti nucleo della capsula sodio lauril solfato, olio di soia raffinato, cera d'api gialla E901. Involucro della capsula glicerina E422, gelatina, etile epidrossibenzoato E214, propile epidrossibenzoato E216, titanio biossido E171, ferro ossido, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.